Buongiorno a tutti, siamo Misti, eccoci qua di nuovo, Parco Nazionale della Maiella, non so se l'avete riconosciuto, Rifugio Pomilio, eccolo là, là sotto, e noi stiamo salendo verso il Monte Amaro, molto freddo, da questo infatti vedete come siamo coperti, nonostante oggi è 7 agosto, quindi direi abbastanza... Vabbè, per queste quote alla fine ci può stare e proveremo a raggiungere il Monte Amaro appunto da questo lato. Noi siamo sempre saliti dal lato occidentale dando sempre un'occhiata al meteo che oggi dovrebbe tra virgolette peggiorare un po' e proveremo quindi ad arrivare a Monte Amaro da questo lato. Oh yes. Intanto ci godiamo questa bella alba e sul mare, belle 8 questi... gradi di temperatura, bellissimo. E questi paesaggi. Bellissimo. Ci vediamo lungo il percorso. Ciao ragazzi. Eccoci arrivati al blockhouse, 2068 metri, quindi per il nostro obiettivo teoricamente mancano circa 700 metri, sì. Ovviamente non saranno tutti su strada asfaltata, il che è anche un bene perché sennò sarebbe un po' noioso. Eccoci appunto alla Cappella della Madonnina, questa qua dietro, segnale dice Monte Amaro 4:20, quindi più o meno sono le 7:15 e penso per le 11:30, sì, prendendosela con calma arriveremo a destinazione. Speriamo che il meteo ci assista, per adesso abbastanza tranquillo, anzi direi tranquillo, quindi andiamo. Guardate che meraviglia sta mughetta, a tratti che ricopre il sentiero, infatti non ce lo ricordavamo così ricoperto. Siamo venuti qui 2 anni fa, non so se vi ricordate, cari amici telespettatori, quando abbiamo fatto il giro di 3 cime molto belle, Monte Focalone, Acquaviva e Cima Murelle. Adesso invece il percorso è conosciuto fino a Focalone e poi tra virgolette è sconosciuto. Vi lasciamo il coso sopra, vedetevelo. Oh, eccoci arrivati al fontanino di Acquaviva, un po' più lunga, poi magari il caffè ce lo prendiamo sopra al fusco. Ah, ricordiamo che questo sentiero coincide, esattamente l'itinerario che stiamo facendo oggi, coincide con la 3ª tappa, se non sbaglio, del sentiero del parco. Quindi, se vi volete informare, sul sito del Parco Nazionale della Maiella troverete tutte le indicazioni per fare questo percorso e per attrezzarvi, soprattutto se decidete di fare tutto il sentiero del parco. Mi raccomando, perché questo qua che vedete, cioè il fontanino di Acquaviva, è l'ultimo punto d'acqua fino alla stazione di Palena, sì, quindi insomma organizzatevi, un paio di giorni senza acqua, quindi caricatevi. Direzione Vivacco Fusco. Bella spaccagambe, però si conosce. Diciamo che piano piano si fa. Si conosce per questo. Sì, dai, diciamo che il grosso del dislivello lo facciamo qui. Poi una volta arrivati al Fusco, o meglio ancora al Focalone, diciamo che poi a livello di dislivello è molto tranquillo.
Eccoci finalmente in direzione del bivacco Fusco, che ce l'abbiamo proprio di fronte a noi, quella cupoletta gialla che si vede, tra l'altro rimesso a nuovo di recente, non mi ricordo in che anno, però rimesso a nuovo, quindi struttura nuova. E qui di fronte a noi invece impressionante l'anfiteatro delle Murelle, e ci sono anche dei camosci laggiù, quindi anche fotografabili. Guardate che meraviglia. Ed eccolo qua, 2455 metri. Alessandro è entrato, vediamo anche l'interno, bellissimo, bello bello, mi raccomando, quando entrate i rifugi richiudetevi, rifugi, bivacchi, qualsiasi cosa. Allora, dai, metti l'autografo. Oh, qua noi abbiamo già cominciato. Siamo svegliati alle 4. Ci crede, ci abbiamo fame. Un bel biscotto fatto in casa, a fettino. Che vuoi di più? Questi camosci qua sotto che mangiano beatamente, facciamo compagnia. Andiamo anche noi, cari. Ciao. Saluta. Risalutano. Allora, chiudiamo tutto. Lasciate sempre come trovate. Esatto. E se trovate aperto chiudete, non è che poi perché lasciate trovate aperto, allora lasciate come trovate. Eccoci qua. Oh, vedi? A posto, lavoretto. Yeah! Serie A. Andiamoci, no? Beh, facciamo lo zaino veloce veloce e ripartiamo. Ci abbiamo tutto questo pezzo e là dietro da fare. Oh, siamo quasi a quota 2600 metri. Questo lato tutta la sella che porta al Monte Focalone, di giù il bivacco Fusco, di qua invece abbiamo un po' nascosta la selletta di Scrima Cavallo fino alle antenne del rifugio Pomiglio, giù la costa adriatica. Rispetto all'altra volta non c'era la visibilità che avevamo, ma bello lo stesso. Ed eccolo qua, il nostro Monte Focalone, eccolo, Monte Focalone, 2676 metri. Allora ragazzi, siamo tornati qua al Monte Focalone, non è un'illusione ottica, c'eravamo già stati prima, avete ragione, l'avete già visto, però abbiamo fatto una valutazione, comunque... Partiamo dal presupposto che in montagna bisogna essere prudenti, perché la montagna non perdona e Monte Amaro non perdona. Comunque siamo attorno ai 2700 metri di quota, il paesaggio è quello che è, lo avete visto, è praticamente, guardate qua, è praticamente lunare, e di conseguenza, come potete immaginare, oltre al bivacco Pelino e al bivacco Fusco che abbiamo subito qui giù dal Monte Focalone, non ci sarebbero ripari in caso di piogge o temporali. Queste nuvole non ci convincono molto, magari non adesso perché adesso sembrano un po' innocue, diciamo, però consultando il radar da alcune applicazioni che abbiamo visto che ci sono già dei temporali in atto sulla costa e con fulminazione associata. Di conseguenza non è impossibile che questi temporali da qui a poco possano riversarsi sulla montagna e di conseguenza ci troveremo in difficoltà, perché appunto non si tratta di un paesaggio pieno di eventuali punti di riparo. Gli unici due, come ho detto prima, sono ad una distanza di un paio d'ore l'uno dall'altro, anche qualcosina di più penso, sì. E non ci possiamo permettere questo rischio. Oltretutto il percorso è lungo,
per arrivare alla macchina. Abbiamo fatto già, penso, sai, 7-8 chilometri, Anche sì. sì, Anche qualcosa qualcosina di in più. più. Quindi, insomma, immaginatevi tornare indietro con una condizione di maltempo alle spalle che mette fretta, con il rischio anche di cadere e di farsi male. A noi ovviamente questa cosa dispiace perché l'obiettivo di oggi era Monte Amaro, ma sicuramente lo rifaremo, se da qua o dalla parte, diciamo, nostra. Occidentale. Però delle volte è meglio dire di no. Meglio dire di no perché, come diceva Enzo, la montagna non perdona. Siamo noi che dobbiamo ascoltare e capire i segni che ci lancia. In questo caso, per noi abbiamo fatto le nostre valutazioni grazie anche alle applicazioni, diciamo, a tutta la tecnologia che c'è oggi, e abbiamo valutato che non conviene andare avanti. Non conviene andare avanti, quindi torniamo indietro, molto con calma, perché la situazione per adesso ancora ce lo permette. Sì. Però, ecco, meglio tornare a casa sereni invece che andare avanti con l'ansia di una situazione che non sai mai come si evolve. Assolutamente sì. Intanto comunque ci godiamo il panorama Comunque, dal siamo Monte arrivati a Fogalone, Pocalone. siamo tornati dopo 2 anni. Due anni fa andavamo verso quella zona lì, verso di Monte là. Ecco, già Acquaviva, un vedete anche la attimo. situazione sull'Acquaviva. E Ecco. vi assicuro che nel giro di qualche minuto è cambiata. Esatto. Prima era Era sereno sereno, praticamente. esatto. Le murelle qui giù fanno ancora più paura. Ricordi, Però, ricordi, bei ricordi. ecco, siamo qui, quindi adesso sicuramente, essendo le 10 e 20, ce la possiamo prendere molto più con Sì, molto calma probabilmente ci fermeremo un pochino al Fusco. e poi riprenderemo la strada Esatto. all'indietro. Yes. Ecco quello che vi dicevamo prima. Dal radar possiamo vedere che ci sono già dei temporali sulla costa, cioè al largo della costa. Abbiamo appena lasciato il bivacco Fusco, ma non ci siamo fermati perché il tempo non sembra reggere, eh? E probabilmente, non lo so, ma da come sembra, le nostre previsioni sono sembrate azzeccate. Qua dietro si vedono delle nubi che si sviluppano verticalmente. Il problema non è la visibilità, perché alla fine il sentiero è ben tracciato, si vede, soprattutto da questo punto in poi, tornando alla macchina. E più che altro è appunto il meteo. Staremo a vedere, però appunto, meglio essere prudenti. Sicuramente ce la possiamo prendere con calma e quindi abbassare anche il rischio di infortuni che su questo brecciaio, insomma, di pietre è abbastanza probabile, più che altro perché appunto bisogna mettere bene i piedi. Aggiornamento, si è coperto tutto. Non si sente niente a livello di tuoni, né c'è pioggia, ma queste nuvole sembra solamente, diciamo, foschia, ecco, però comunque ci sono dietro delle sorprese che non vorremmo avere, infatti ce la stiamo prendendo con calma, perché comunque con i tempi ci stiamo, però questa è la situazione. Siamo appena tornati qui al fontanino di Acquaviva, e adesso mangiamo qualcosa. Vedete qua le condizioni del cielo, praticamente si è chiuso tutto attorno a noi, non c'è più un po' di sole, però comunque siamo tranquilli perché non sentiamo né tuoni né c'è pioggia, quindi diciamo che siamo tranquilli, soprattutto perché comunque siamo scesi di quota, a differenza di prima, dove comunque lassù non sarebbe stato facile. Quindi adesso ci mangiamo qualcosa e poi torniamo indietro. Direi che la situazione si sta facendo un po' scura, per così dire. Vabbè, noi siamo arrivati, tanto tra un po' c'è la macchina e penso pure qualcosa da bere, eh? Cioè, penso che ci sta tutto.
Beh signori, questo non significa essersela tirata, però io ci terrei a dire che qua sta cominciando a piovere e significa aver studiato bene tira pure un po' di la vento. Situazione. Ragazzi, sì. Alla fine quello che avevamo detto purtroppo si è diciamo è accaduto, no? Qua piove, sì. Fa freddo, quindi abbiamo fatto bene a riscendere e non andare avanti, perché a quest'ora forse stavamo sì sulla via di ritorno ma ancora in alta quota, diciamo. E invece adesso siamo a due passi dalla macchina, quindi ancora una volta essere stati prudenti ha pagato fortunatamente. Comunque abbiamo sicuramente raggiunto un'altra delle vette importanti del Parco della Maiella, il Monte Focalone appunto, Volpi Pacco Fusco, e non ci venivamo da 2 anni, quindi comunque rivederlo e ritoccare tutti quei panorami con lo sguardo ci ha fatto piacere. Sempre una certa emozione, diciamo. Va bene così, adesso benissimo. Ci andiamo a fare un bel terzo tempo. Sì, vediamo da dove. Da qualche parte. Valuteremo dove. Però sicuramente al calduccio, perché fa un po' freschetto. E in sicurezza, come sempre. Esatto. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci, perché il mese prossimo sarà un mese molto probabilmente, speriamo, abbastanza movimentato. Tanto qua stanno a calare i goccioloni. Però va bene. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.